In compagnia di Marco Beltrandi, mentre i lavori del comitato stanno continuando, oggi è il terzo giorno, l'ultimo giorno. Marco, complessivamente come ti sembra che sta andando questo comitato, questo appuntamento che è stato ricco anche di stimoli e di discussioni, non solo per quanto riguarda Radicali Italiani, di cui è organo, ma anche per quanto riguarda un po' una riflessione su tutta l'area? Sì, diciamo che in una certa misura il comitato ha rispecchiato il dibattito che c'era stato in congresso. Indubbiamente c'è una parte di compagni anche piuttosto importante che ritiene che a questo punto la galassia, invece di essere la precondizione dell'esistenza di Radicali Italiani, sia invece un ostacolo. C'è un certo gruppo di compagni che ritiene che evidentemente la lista Pannella sia qualcosa di pericoloso e che nuoce alla trasparenza, una sorta di Bilderberg in cui sarebbero coinvolti altri compagni nelle segrete stanze, per cui sembra che il tesoriere abbia scoperto finalmente il patrimonio. Io devo dire, sono interessato a tutte queste considerazioni, ma sono anche molto perplesso, perché ora capisco, una persona che arriva qui la prima volta può anche avere delle perplessità, ma compagni che sono qui da più tempo di me, insomma, non è che scoprono oggi se c'è un patrimonio, dov'è questo patrimonio, chi lo gestisce, cioè è tutto noto. Per me il sistema, io la penso all'opposto di Stadierini, cioè io penso che in realtà il sistema della lista Pannella della galassia abbia funzionato e funzioni e sia di garanzia per tutti i radicali, comunque la pensino. Questo è quello che io constato di questi anni, che forse se non abbiamo fatto la fine dei Verdi o di altre formazioni politiche è esattamente per questo. E quindi io credo che tutto si può cambiare. Ma prima di avanzare ipotesi fantasiose come la SPA, le azioni a non si sa bene chi, eccetera, io penso che bisognerebbe riflettere meglio sul perché e come siamo arrivati sino qui. Ecco, mi sembra che molti compagni, uno, non comprendano i successi che abbiamo avuto e che stiamo continuando ad avere, quindi c'è una sottovalutazione di questo. Due, non capiscano o tendano a dimenticare le ragioni che ci hanno portato ad esistere, 60 anni in condizioni ostili, in ambiente ostile, mi verrebbe da dire, alquanto ostile. Quindi Marco, c'è qualcuno che riduce un pochino questo, diciamo, questa che è stata definita una spaccatura, una divisione interna, ad uno scontro generazionale? Poi tu hai citato Mario, insomma, che è giovane, però devo dire che certi campanelli d'allarme, se così possiamo dire, già erano stati portati avanti, già erano stati annunciati in passato da personaggi come Spadaccia, e ho sentito anche un intervento di Strickliver che, se non altro, parte dall'assunto che esiste questa spaccatura, che in qualche modo bisognerà risolverla, che forse non ci può essere una continuità, e in queste due divisioni lui non riconosce, mi pare di aver capito, una spessore politico tra virgolette, che poi bisogna vedere perché non ci si è contati, non si sa quant'è, 2, 3, 4 parti, o che comunque uno spessore politico all'alternativa allo status quo. Ecco, non è quindi uno scontro generazionale, è uno scontro, o meglio, è una riflessione forse su una forma partito un po' maturata e anche matura da parte di chi viene. Io non sono un conservatore, tanto è vero che ho sempre un po' incolpato, anche pubblicamente, in via buona, senza cattiveria, un po' Pannella, che ha ascoltato con attenzione, di un po' di eccesso di conservatorismo nelle strutture. Quindi io avverto anche che esiste un'istanza di diversa partecipazione delle persone, soprattutto delle più giovani, e che poi alcune persone con un'altra età sentono anche loro, no?
avvertono che c'è questa domanda, anch'io avverto che c'è questa domanda. Il problema quindi non è conservare quello che c'è immobile, immutabile, il problema è la qualità di ciò che si propone, che è sempre più difficile, sempre più facile osservare i limiti di un assetto più che poi proporre un'alternativa. Ecco, per me quello che conta è la qualità di quello che si propone. Quindi io sono personalmente sono dispostissimo a prendere in esame qualsiasi soluzione, il trasferimento su Marte, tutto mi va bene, però mi importa che l'analisi che si faccia dell'assetto attuale e che le proposte che si facciano siano di un livello qualitativo alto, perché se mi si dice che la galassia e la lista Pannella sarebbero un ostacolo, quando invece senza l'uno e senza l'altra ovviamente Radicali Italiani non sarebbe mai nemmeno nato, e poi mi si propone come soluzione che le azioni devono essere vendute, cioè come se qui ci fosse un problema della proprietà dei muri. Ho sentito Silvio Viale dire su questo, ma perché dobbiamo pensare al futuro? Ieri sera in direzione Silvio Viale diceva dobbiamo pensare al futuro, cioè lasciando intendere che un giorno Marco non ci sarà più e che quindi sì, ho capito. Allora, a parte che speriamo tutti che questo giorno sia assai lontano, ma la questione è questa: se io e Silvio Viale condividiamo, mi sembra difficile, una linea politica, e un giorno che non ci fosse più Marco decidiamo di fare politica assieme, ma è proprio necessario usare questi muri, usare questo patrimonio? Cioè non è che possiamo uscire da qui, cercarci una sede, fare un partito, perché a mio avviso l'eredità di questo patrimonio storico e politico non c'è. Cioè questo è uno patrimonio storico e politico che sarà portato avanti da persone, non dico io necessariamente, insomma magari da persone più adeguate, ma non è che per questo sia necessaria la sede Radio Radicale. Cioè non è che il trasferimento patrimoniale sia condizione per trasferire il patrimonio storico e politico, anche perché mi verrebbe da dire ma perché dovrebbe trasferirsi per esempio a me a Viale piuttosto che invece che a un militante iscritto magari da anni che noi non conosciamo e che magari è pure più bravo. Cioè, quindi a mio avviso c'è una sovrapposizione fra il piano patrimoniale e quello politico che secondo me è completamente errata, ed è grazie a questo assetto che noi abbiamo evitato delle derive che hanno riguardato tutti i partiti italiani. Quindi io dico va bene superarlo, va bene trovare nuove forme di partecipazione, va benissimo, io sono arrivato qui con le elezioni online, quindi voglio dire, non è che tutto è ottimo, va benissimo, ma dobbiamo farlo con serietà e consapevoli della storia e anche dei risultati che si stanno conseguendo. Ok Marco, io ti ringrazio. L'ultima cosa che volevo chiederti, tu che insomma hai detto adesso in queste parole di non essere pregiudizialmente legato a certo tipo di ambienti, luoghi e così via, allora io ti chiedo, ma il futuro radicale, l'idea radicale, il metodo radicale, secondo te è legato a questa, necessariamente a questa forma partito, o potrebbe essere anche altra pur essendo radicale? Non escludo che possa essere altra, però la dobbiamo ancora trovare, la dobbiamo cercare, la dobbiamo trovare tenendo sempre a mente cosa ci ha portato sino qui. Poi tutto è possibile, ripeto, io non metto limite alla capacità di rinnovamento e alla capacità anche di immaginare nuove cose, ma lo dobbiamo ancora fare. Grazie Marco Beltrandi. E mandiamo un augurio, volevo unirmi a te, a Walter Vecellio, che sta passando se hai delle novità, delle notizie, sta passando dei brutti momenti, è ricoverato per una pare polmonite abbastanza brutta. Sì, pare che la situazione sia abbastanza critica. Io davvero faccio gli auguri a Walter. Devo dire, questa notizia di cui io ho saputo solo venerdì sera, perché pur essendo qui a Roma nessuno mi aveva informato che da lunedì sera Walter era ricoverato, cosa di cui mi dolgo peraltro,
Mi ha un po' sconvolto, ma per una ragione, perché questo è un periodo in cui questi eventi ci stanno colpendo fortemente. Un motivo in più per ritenere che il contesto attuale sia particolarmente avverso, insomma, non è un buon segno. Ecco. Tanti auguri a Walter, e, insomma, abbiamo bisogno tanto anche di lui. Grazie Marco.